Come sempre, oggi per questo nostro spazio dedicato al libro abbiamo il piacere di ospitare in studio l'ingegnere Gianni Di Nicola. Grazie, ingegnere, di essere qua, il quale ci presenterà un libro scritto ed edito da lui stesso che si chiama Forcella Street. Un titolo un po' intrigante, ma un titolo che fa pensare a tutt'altro. Invece il contenuto lo scopriremo tra poco insieme all'autore, è di tutt'altra natura. Allora, ingegnere, grazie di essere qui. Cominciamo dalla trama e poi scenderemo nei particolari. Forcella Street, di cosa parla? Beh, in effetti, attenendomi al titolo, dico immediatamente che vengo al sodo. Parlo di Forcella, che è il luogo in cui ho avuto il piacere di nascere negli anni 40, e che era una splendida realtà di Napoli. Ricordate tutti che fa parte del Decumano Basso, Forcella, e quindi è un quartiere che esisteva già nell'epoca greco-romana. Negli anni in cui frequentavo le elementari era un mercato meraviglioso a cielo aperto, aperto dal punto di vista anche giornaliero, di giorno e di notte. Un quartiere dove si viveva anche per strada, senza nessun pericolo per la propria incolumità. Poi si è andato trasformando ed è diventato quello che tutti conosciamo oggi. Forse sono un poco troppo preso dallo spirito di parte di Forcella, voglio dire. Per cui credo che la rinascita di Forcella potrebbe anche significare la rinascita di una certa Napoli che non è mai morta e che è soltanto stata dimenticata dalle istituzioni, non lo so, forse un poco da tutti noi. Dovremmo recuperare certi valori. E questo è l'auspicio che c'è in questo testo. La trama, vuole sapere la trama? Beh, Certo, che è molto bella perché abbiamo parlato a telecamere spente, mi piace la moltissimo. trama è un poco, si rifà a quell'idea che fu del film di Frank Capra del 1946, che si chiama La vita è meravigliosa, che tutti Certo. quanti noi abbiamo visto nel periodo di Che Natale. bello quel film. Ecco, un angelo scende a Forcella e per tutta la vita accompagna un uomo dalla infanzia fino all'età senile. Però, nonostante l'intervento di questa figura, di questo essere di luce, la vita di quest'uomo è una vita piena di dolori, di traumi. Quindi un angelo che è presente, ma non lo preserva da quella che è la realtà. Beh, in effetti i poteri di quest'angelo sono nel disegno di Dio, di difficile intuizione, però in effetti certe volte quello che è per noi il male, nel disegno divino non è un Non lo è, male. certo. Quindi quest'uomo, in effetti non diciamo come va a finire la storia di quest'uomo, però comunque l'angelo fa un bilancio di se stesso. E si accorge che avrebbe potuto fare qualche cosa in più per quest'uomo e per tutti coloro che hanno patito angherie, soprusi italiani e napoletani. E quindi mette di fronte a una realtà che è immaginaria, quella di un mondo parallelo, quello che sarebbe potuto accadere se non ci fosse stata la camorra. Cosa sarebbe stata Napoli senza la camorra? E mostra a un camorrista una Napoli che non c'è e che avrebbe potuto esserci se non ci fosse stata la camorra. Quindi una Napoli meravigliosa, una Napoli che
che non ha, Anche diversa geograficamente, devo certo, che dire. non ha la colmata di Via Caracciolo, che io detesto. Io Prima dove detesto. arrivava il mare, diciamolo. Arrivava a via Chiatamone e alla Riviera di Chiaia, perciò si chiama Riviera di Chiaia. Era un mare fruibile da tutti, che era la conca, diciamo, marina di questa grande città, raccolta intorno a questi valori proprio come il grembo di una madre. Quindi una città completamente diversa, perché poi in effetti, quando sono venuti i Sabaudi, hanno fatto quest'opera per cancellare queste cose e ci hanno edificato dei fabbricati lungo Via Caracciolo, lungo Santa Lucia, che non hanno niente a che vedere con i fabbricati del Settecento napoletano. Un buon napoletano dovrebbe, camminando per Napoli, riconoscere i fabbricati sabaudi dai fabbricati borbonici. Se non è in grado di fare questo, non è un buon napoletano. Purtroppo questo taglio della storia che studiamo a scuola è un po' cieco da questo punto di vista. E lei nel libro, ci sono tanti passi molto belli, ce n'è uno particolare in cui si parla di Garibaldi collegato alla Camorra. Lo vogliamo leggere questo piccolo Ma passo? certo, ve lo leggo volentieri perché in effetti quello lei mi integra quello che io non ho detto. Che c'è anche l'annessione al Regno d'Italia fu favorita dalla Camorra. Beh, se mi sta a sentire glielo Pittore leggo. Crescenzo, poi lo vediamo un po'. Quindi, in questa Napoli del mondo parallelo, l'angelo mostra a un camorrista che cosa sarebbe stato Napoli senza la Camorra. Cioè, Napoli si presentava come una immensa bellezza, con un arenile che andava dal Palazzo Reale a Mergellina in lunghezza, e lambiva via Chiatamone e la Riviera di Chiaia in larghezza. Il porticciolo di Santa Lucia teneva il suo faro ancora in vita. Ma com'è questa storia di Garibaldi e della Camorra? Io non ne sapevo niente, chiese l'uomo all'angelo Clarence. E Clarence, il periodo del passaggio dal regno borbonico a quello sabaudo fu per la Camorra una grande opportunità. Francesco II di Borbone, ultimo re delle due Sicilie, di fronte all'avanzare di Garibaldi e dei Mille, si ritirò a Gaeta e fu il prefetto Liborio Romano che si preoccupò dell'ordine pubblico nel periodo di passaggio al nuovo regime. Si portò appresso Salvatore De Crescenzo, capo della Camorra dell'epoca, detto Torre di Crescenzo, e i suoi uomini mantennero l'ordine pubblico. Il 7 settembre del 1860, Giuseppe Garibaldi entrò in Napoli a Palazzo Doria d'Angri e dal balcone proclamò l'annessione del sud al regno sabaudo. Da allora fu l'inizio della fine. Garibaldi fece un governo con a capo proprio Liborio Romano e come prima cosa cedette al Piemonte la potente flotta da guerra borbonica. Era quello che l'Inghilterra si aspettava da Garibaldi. E poiché le cose erano andate bene, una grossa quantità di camorristi ebbe l'amnistia e lo stipendio dallo Stato. Ecco, Ecco che ho fu detto io che non favorita. c'è questo tipo di storia questa che si studia a Quindi, scuola. ergo, non essendoci stata la Camorra, Napoli, in questo mondo parallelo, non fa parte dell'Italia. Fa parte di uno Stato che si chiama delle Due Sicilie, una repubblica nata dal regno delle Due Sicilie, perché il re Francesco II di Borbone aveva dato la Costituzione. Che cosa sarebbe stato Napoli senza il travaso delle energie vitali come quelle di Pietrarsa al nord? Beh, lo potete leggere in questo libro, ma non lo faccio per vendere le copie, assolutamente, io lo faccio per Per passi una passione grande che ha una l'ingegnere. passione e anche una provocazione. In effetti, quello che dicono i grandi personaggi napoletani. Ricordo in questo momento Bud Spencer che dice ancora dopo la morte, dalle tante immagini, io sono napoletano, non sono italiano, io sono napoletano. Anch'io sono napoletano, non sono italiano, sono innanzitutto napoletano. Ingegnere, lei ha scritto questo libro con una speranza, cioè con uno scopo, un obiettivo, quello che diventi appunto un film, la sceneggiatura di un Sì, in film. effetti io faccio l'ingegnere. Però ho fatto l'ingegnere tutta la vita, spero di non farlo più. E
E questa passione che coltivo da più di 40 anni di scrivere per lo spettacolo mi ha portato a studiare lo screenplay con Robert McKee, che è il maestro di Spielberg. E scrivere una sceneggiatura è molto semplice per me, però prima della sceneggiatura bisogna scrivere qualche cosa che in gergo si chiama il trattamento, cioè un lavoro di, non la chiamo opera, un lavoro di carattere letterario in cui ci si allarga e si fanno confluire tutti gli elementi che poi lo sceneggiatore taglia e costruisce una struttura snella per Snella. essere rappresentata. Ecco, questo film, questo libro è già un film, è possibile facilmente farne una sceneggiatura. Ma non è Lo la sua stiamo prima. proponendo. Ecco, sì, lo state già proponendo Lo quindi. stiamo già proponendo. Oggi c'è Amazon, che è una piattaforma non italiana, internazionale, che non guarda in faccia a nessuno E e quindi. fa quello che rende i costi, pareggia Certo. il bilancio. E io sono sicuro che se do questa idea cinematografica a un produttore italiano, avrà delle remore. Dice no, ma io poi che dico? Che Napoli non è italiana. Mentre invece Se loro si non hanno rivolge, questi loro non hanno problemi. queste condizioni. Professor, da ingegnere, ma lei ha scritto anche altre cose, sempre dedicandoli al mondo dello spettacolo, del teatro, ce ne vuole ricordare qualcuna? Sì, sono elencate qua, forse è inutile che le leggo perché me le ricordo a memoria. Nel 1900, no, nel 2002 presentai una sceneggiatura che era una storia molto bella di una biologa che lottava contro una malattia genetica, una bella donna, e che si ritrova questo gene malvagio dentro di sé, per cui attacca il suo bambino che sta per nascere. E quindi ne nasce un conflitto dentro e fuori che si avvale perfino della clonazione. Una storia che ebbe quasi due approvazioni dalla commissione consultiva per il cinema al Ministero dei Beni Culturali. Poi certe vicissitudini legate al cambio della legge per il cinema mi hanno impedito di produrre il film. Poi, diciamo, altre cose di carattere spettacolare, c'è cioè un remake del Romeo e Giulietta, che è West Side Story, fatto qui a Napoli. Quindi immaginate una lotta tra Montecchi e Capuleti nei quartieri di Spaccanapoli, dove le scale, le famose scale, The West Side Story, sono i panni spasi. Quindi questi filari di lenzuola che salgono e scendono rappresentano un poco le scale di Romeo e Giulietta del film di Robert Bellissimo, Wise. bellissimo. E il tutto condito dalle melodie del Golfo. È uno spettacolo musicale che anche lì non siamo riusciti a produrlo, ma che ha avuto tanti consensi. Poi c'è un'altra cosa per il teatro che è piaciuta moltissimo e che non ho ancora disperato di metterla in scena, che si chiama I Conti Tornano, cioè immaginate un fabbricato del Settecento napoletano, quindi borbonico, dove ci sono dei nobili inetti e ci sono poi dei servi che li fanno essere sempre più inetti perché prendono il sopravvento sui servi, però poi qualcuno li deve calmare. E indovinate chi è che li calma? Chi è? Il Il Munacello, famoso famosa Munacello. figura napoletana, quindi siamo nella tradizione. Questo c'è. C'è tanta Poi letteratura anche sul Munacello, sulle case appunto dove si è questa presenza è stata avvertita e tanta tanta letteratura anche in merito. Lei ha Beh, mai pensato di scrivere anche sul Munacello, visto che ha ma c'è tanto. il Munacello, è un personaggio della storia, In questa storia di c'è. quella storia Ah! che si chiama I conti tornano, i conti e i I conti, i conti con il gioco di conti e i parole. conti. E poi c'è questa cosa che ho pubblicato nel 2017 per l'editore Guida, che si chiama Renato Sparacio, l'artefice dell'alta bellezza, dove in effetti Renato Sparacio è un grande personaggio che 2 anni fa è venuto a mancarci ed è l'uomo che ha ristrutturato il fabbricato Palazzo Fuga, che sarebbe Sì, l'albergo dei poveri. Palazzo sì. Fuga
è stato consolidato e rimesso a nuovo dopo il terremoto. E Renato Sparas, di cui avevo il piacere di essere amico, scoprì un grande errore storico di Ferdinando Fuga, che è difficile da spiegare così su due parole, Velocemente. però comunque è qualcosa che solo gli esperti, gli addetti ai lavori conoscono, in base al quale Palazzo Fuga avrebbe potuto creare con il terremoto dei danni ancora peggiori, però poi adesso è stato messo a Meno posto. male. Professore, ingegnere, siamo quasi in chiusura. Abbiamo, diciamo, innanzitutto questo libro andrà in sovraimpressione e andrà nei riferimenti dove appunto si può trovare, che è sempre lei, il suo sito, mi pare, vero? Allora, poiché in Lei ha effetti, edito il libro, quindi. sì, io mi sono avvalso di questa possibilità che è data oggi agli autori che non vogliono ricorrere a un editore, perché l'editore ha una politica di distribuzione tutta sua e io in effetti voglio distribuire a coloro i quali si connettono a me perché ne condividono l'idea Certo, e le certo. finalità. Quindi troverete nella pagina Facebook a mio nome, mi chiamo Gianni Di Nicola, troverete la possibilità di contattarmi, così come una pagina sempre Facebook che si chiama Storie e Cinema, dove è possibile avere tutti i dettagli su come mettersi in contatto con me. E poi c'è la mia email Bene. che potete mandare in Quindi il libro, come sovraimpressione. ripeto, lei è sempre l'editore di questo libro Sì, e sì. quindi possono fare acquistarlo solo in questo modo qui. Solo in questo Ok? modo, mettendosi in contatto con me. E poi io lo Bene. spedisco per posta, Se non lo gira problemi. lo inquadriamo pure e così sfumiamo il nostro incontro. Questa è la copertina del libro, Questa Forcella Street. copertina è una chicca, perché la foto è stata fatta dal balcone di casa mia dove sono nato, al quarto piano di via Forcella, nella famosa giornata della nevicata del 56, quella di cui parla Mia Martini nella sua famosa Quindi tutta una canzone. serie di Tutte e due coincidenze. le pagine rappresentano la Forcella di Forcella, perché Forcella si chiama così perché è una forcella. Perché alla fine una strada va verso Castel Capuano, un'altra strada va verso Piazza Appunto come una Moregre. forcella, È una una forcella, forcina. il più vecchio quartiere napoletano, greco-romano. Ringraziamo ancora l'ingegnere Gianni Di Nicola, voi per Ma di niente. l'attenzione e alla prossima.